Hartman, sono Gene Nostrom. Abbiamo passato la barriera di laser e tra un paio di minuti effettueremo il controllo del campo radioattivo per il dottor Russell. Va bene, Nostrom. Vi seguiamo attentamente. Aquila 1-4 da sala controllo deposito, qui è il dottor Russell. Dica, dottore. Tra quanto finirete di scaricare? Gli ultimi contenitori entrano adesso. Ancora una decina di minuti. Steiner, appena l'astronave decolla, eseguite un controllo del campo radioattivo. Sì, dottore. Vuoi proprio un controllo completo? Sì, è meglio. Finora l'attività cerebrale è normale. Già, finora. Aquila 2 a base lunare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Qui base lunare Alfa. Ricevuto, Aquila 2. Comandante Koenig, scenderemo alla base lunare Alfa alle 23.35, ora lunare. Un caffè, comandante? Grazie. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei. Va bene, la passi. Salve, John. Ma qui c'è firma, sigillo e ratifica. La Commissione Spaziale ha approvato la sua nomina a comandante della base lunare Alfa. E il comandante Gorski? Beh, l'ho fatto esonerare dal comando un'ora fa. Ma la cosa non la riguarda. Il suo compito è di far scendere un uomo su meta. Avete nuovi dati? Guardi se le piace. La prima inquadratura ravvicinata del pianeta Meta ripresa dalla sonda B9 senza uomini a bordo. C'è atmosfera? Sì, e non solo. La sonda ci rilancia dei segnali molto forti e nitidi provenienti dal pianeta. Non c'è più dubbio. Su Meta potrebbe esservi la vita nelle forme da noi conosciute. John, l'infezione virale contratta dagli astronauti della prima sonda non deve scoraggiarci. Dobbiamo farci scendere degli uomini. Niente deve fermarci. Niente. Auguri. Comandante, ora si vede bene la piattaforma spaziale di lancio della sonda B9. Gliela passo sul video. Guarda il missile vettore della sonda. Sta tornando e si aggancerà alla piattaforma. Perfetto. Ma presto tornerà su Meta. Ecco fatto, professor Bergman. Abbiamo controllato tutto. È esclusa ogni perdita di radiazioni. Rientriamo. Bene, Steiner. Grazie. Attività cerebrale in aumento. Steiner, porti via Nostrom. C'è qualcosa che non va. Vigilanza! Riportate dentro Nostrom. Sì, signore. Dottore, è impazzito. Ho bisogno d'aiuto, mandate gli uomini della vigilanza. Presto, mandate qualcuno. Veicolo d'emergenza, tenetevi pronti, c'è un incidente. Voglio uscire di qui. Voglio uscire di qui. Decontaminazione, presto. Professor Bergman, è in preda a fuga aggressiva. Fermatelo in qualche modo.
Attacchiamo il secondo, comandante.